Cioè, oggi è una di quelle giornate dove io una volta ogni tanto capita, sto da solo e non sento rumori, non sento il caos che fanno i bambini. Mi fa strano, non mi passa neanche un'idea per la testa. Sai, sinceramente non so se nel caos, tra virgolette, c'è più produttività. Guarda, vado in giro per le stanze, senti, E nessuno. Sono rimasto da solo. c'è nessuno. Cioè, oggi che potrei fare tanto, non mi passa niente per la testa. Purtroppo questo è anche il bello del mio canale, cioè, tutte improvvisazioni. Nulla mai descritto, non è che c'ho un copione. È nato così il canale mio. Così. È nato così. È quasi alla soglia di 40.000 persone che poi c'è chi segue, chi ogni tanto sparisce, poi riappare. Naturalità. Così. Nato da nulla, da un video buttato là sul web e che piano piano ha riscosso interesse. Io a distanza di tempo mi domando ancora e non lo capisco, non è che abbia avuto un successo fulminante, però la costanza, la crescita del canale, le persone che si affezionano poi al canale, ma qual è la cosa che ti spinge a seguire questo canale, a seguire quello che faccio vedere io? Perché ultimamente un po' te lo confesso, un po' non è che ho trascurato, però ho cercato di concentrarmi molto di più su gli aspetti tra virgolette tecnici, che magari è l'audio, no? Perché è una cosa che è interessante anche nel momento in cui tu mostri qualcosa o tiradi il rumore semplice del pennello che lavora, per me è piacevole, è rilassante ed è bello anche catturarlo come si deve, senza tralasciare. Oggi, per esempio, ho detto: vabbè, prova a accendere le telecamere e vedere che succede, che cosa succede a me e a te che stai dall'altra parte e mi guardi. Quando non porto nessun tipo di argomento inerente alla rasatura tradizionale, così come se fosse una sorta di monologo buttato, non so neanche perché lo sto a fare, non lo so. Però mi è passato la testa che dovevo fare sta cosa. E veramente me lo domando, che boh, lasciato dei giorni lì, anzi qua dentro, a cercare di capire bene come poteva andare quel tipo di audio, quel tipo di microfonine. Oggi lo faccio con un microfono che non è uno dei migliori, anzi, posso dire che mio personale parere è Rode, questo qua tende ad andare in saturazione molto spesso, significa che tu senti tipo il gracchiare, no? Satura. Non so se a te poi piace il modo in cui io parlo. Molti di voi mi hanno scritto: io mi rilasso con i tuoi video. Boh, io comunque sono contento, perché non posso dire non essere contento. Porta avanti questo, porterò avanti questo, ma forse la domanda che ti volevo fare è: che cosa ti spinge a guardare il mio canale? Logicamente, al di là delle varie non li guardo quelli cicicicici, nel senso i commenti cicicicici, non li guardo. Guardo quello che è quello che viene scritto in modo serio, sereno. Resto per me, no. Ho smesso, ormai vedi, sono pure mezzo bianco, quindi di conseguenza. Cioè, perché io nasco qua e mi ritrovo che riparlo qui e c'ho anche una famiglia. Tre figli. Una moglie che mi vuole sfrattare dal bagno perché giustamente non c'ha più uno spazio vitale. Quante cose ci accomunano? Quante cose abbiamo condiviso insieme, anche se si parla appunto delle vaiveni della faccia.
Però l'abbiamo fatto e certe volte non mi rendo conto. È proprio così. Quando sei tu l'attore principale, no, della tua vita, non ti rendi conto ciò che viene visto al di fuori, non lo percepisci. Vabbè, uno dei quei video insignificanti che poi magari portano via anche persone se ti scrivono perché ti ammazza questo. Però era proprio così, un ragionamento anche se un po' slegato, mozzi e bocconi su... Ho iniziato con una telecamera così e sapevo manco di che parlare. E poi un giorno, pam, apri il cassetto, te ne accorci, trovi il rasoio. Ciao, chissà quanti anni c'ha. Ah, ma no, quello usa mio padre. Poche volte che l'ho visto utilizzare, perché non c'è mai stato qui. Mi è rivenuto poi tutto indietro nella mente, i ricordi, le cose. E quando addirittura lasciò la lametta sul lavabo, quello che vedi tutti i giorni è quello dell'epoca, e me la misi in bocca, la portò a mia madre male, poi piano piano e subito. La voglia di fare la schiuma sul viso, il momento tutto tuo qua davanti. E io da sotto, da sta parte, stavo lì, quelle poche volte, guardavo. E io oggi parlo di un argomento che poi ho visto che, come tutte le cose, giustamente vengono prese anche in modo serio. Però per me c'è tratto in modo troppo serio. Un argomento che sta ritornando, tra virgolette, in auge. Una cosa un po' scomparsa. Una cosa che poi, piano piano, quasi tutti noi, no, che non abbiamo mai coltivato questo interesse, è come se stiamo riprendendo in mano una vecchia scatola piena di polvere, ci soffi sopra, qua polvere va via, e ritornano tutti i vecchi ricordi. E io oggi dico, perché per qualcuno, ma avete detto voi, io mi senta, però io che rappresento un po' questo hobby, questa passione, questo interesse, questo mondo della rasatura, boh, mi sento proprio a certe volte stordito da sta cosa, non me ne capacito più di tanto, però c'è. E quando c'è, ti ripeto, non te ne accorgi, non la vivi con quella, ma sicuramente fa parte anche del carattere. Se uno c'è un carattere magari più egocentrico, no, allora se fregia, se vanta. Io ancora non me ne capace, non me ne capace, come quando le prime volte, i primi periodi, non so perché poi nei primi periodi, no, nei successivi, magari qualcuno mi ha fermato: oh, ma tu fai i video sulla barba? Sì. Te confesso, un po' di paura, cioè avevo un po' di imbarazzo più che altro, perché mi veniva strano, sei quello che fa i video sulla barba. Una volta uno gli ho detto, perché mi ha appunto indicato, no? Ma tu sei quello che fa i video? Sì, ma no, quelli sporchi, faccio video normali così. E non me ne capacito. Questa è forse una chiacchierata che sentivo il bisogno appunto di parlartene. Non so se faccio bene o male al canale, sinceramente, però boh, io ho detto un mio stato di vita, un momento un po' boh, strano. Devo realizzare tante cose, ancora devo realizzare tante cose. Però ci tengo a dire soltanto una cosa: tutto ciò che faccio è completamente naturale, viscerale, parte da dentro. Poi, voglio dire, uno ci può credere, non ci può credere, ma se non ci credi e pensi che io sia un attore, beh, allora mi cerco di convincere, vado a studiare recitazione e vado a cercare di lavorare nei teatri. Sarebbe pure bello, però non, secondo me non sono portato per fare queste cose, manco ce provo. Però boh,
È così, è strano. Tu giustamente vedi dall'altra parte. Sì, vuoi, valuti, ti fai un'idea. Però non dico sta qui, eh. Però sta qua davanti, qua, qua, davanti a sta cosa. È sempre, ogni volta è sempre come la prima volta. È sempre come la prima volta. Cioè, la curiosità è anche un po'. La paura di quello che no, che l'arte dicono, ma del se piacerà, se non piacerà, se si vede che sono emotivamente coinvolto quando sento un profumo di un sapone che veramente mi fa ricordare qualcosa o perché mi piace quel profumo lì, cioè se traspare l'emozione, capisci? Vabbè, io. Sta cosa me la sentivo di dirtela e te l'ho detta, poi. Oh! Mi sa che ci devo avere i bambini dentro casa per avere quella spinta in più. Perché comunque sia fa parte ormai della mia vita, quindi senza, anche se è mezza giornata, è qualcosa che te lascia, sì, ma c'è troppo silenzio. Che faccio? E ce n'avrei delle cose da fare. Vabbè, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video e niente, era giusto per chiacchierare. Grazie per la chiacchierata, eh? Ciao.